da piccolo ho fatto sempre questo lavoro, accanto a mio padre ho lavorato sempre con lui da piccolissimo, quindi è una cosa che mi trovo sicuramente dentro il mio DNA, essere un maestro d'ascia. Il sabato, la domenica viene anche mio fratello, che anche lui è un maestro d'ascia, e mi viene a dare una mano. Noi facevamo 6 imbarcazioni l'anno, praticamente, negli anni 80 fino agli anni 90. Adesso con la crisi, con tutte le problematiche, purtroppo questo mestiere sta andando a morire, quindi per questo io sono rimasto l'ultimo maestro d'ascia nella Riviera dei Ciclopi. Ho il privilegio di lavorare in un posto bellissimo, ricco di bellezze naturali, l'isola d'Achea, i Faraglioni, gli scogli dei Ciclopi e un mare dai fondali meravigliosi. Solo per amore di aprire il mio cantiere e venire qua, anche se non guadagno niente, io ogni mattina scendo e apro il mio cantiere. Io sono qua sia quando ci sono le giornate belle, sia quando ci sono le mareggiate, il forte vento, il forte mare, e molte volte do anche una mano a tutti i pescatori a poter tirare le barche, a metterle in sicurezza quando arrivano queste giornate, soprattutto qua da Citrezza quando arriva lo sciroppo.